Radio Radicale, siamo con Giusy Bartolozzi del gruppo Misto per parlare dell'imprevisto di oggi sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Allora, noi oggi aspettavamo una cosa, il parere della Commissione Bilancio, che ci sarà soltanto stasera e quindi comporterà, diciamo, un disguido per quanto concerne l'esame degli emendamenti. Allora vedremo se ci saranno domani. Ma l'altra novità di oggi è stata la presentazione di un emendamento firmato la Commissione, quindi i relatori, che toglie la parte in cui veniva previsto il sorteggio dei collegi per il CSM. Allora, diciamo, c'erano delle voci che parlavano di qualche modifica, però insomma non è che ci credevamo tanto, nel senso che, e poi alla fine è arrivata, è rimasta sorpresa, se l'aspettava da parte del governo. Le racconto una chicca, che noi abbiamo fatto il comitato dei 9 alle 3 e io, insomma, come primo intervento ho chiesto ai relatori e al governo, sento nei corridoi che viene ventilata l'ipotesi di due emendamenti governativi nuovi, ce lo vorrete dire, visto che siamo in aula? E la risposta del relatore di maggioranza, il collega Verini, che è persona molto precisa e puntuale, è stata: no, non ci sono emendamenti. Poi quando emendamenti del governo? Esatto, poi quando alle 9 abbiamo, alle 6, tre ore dopo, abbiamo ripreso e abbiamo rifatto un'ulteriore riunione, è uscito questo emendamento di cui c'è ne lei a firma della Commissione. Io ho detto: ah, allora c'era l'emendamento. Il relatore si è proprio stesso, ha detto: ma io ti avevo detto che l'emendamento non era governativo, non ti avevo detto che non ci sarebbero stati emendamenti. Quindi si gioca, insomma, sui fraintendimenti e sulle allusioni, ma che ci fossero, insomma, che erano nell'aria i due emendamenti, e se ne parla ancora di due, quindi ne è uscito uno e noi aspettiamo di vedere anche l'altro. È cosa che dal punto di vista istituzionale trovo veramente censurabile, perché noi abbiamo lavorato con tempi costipati, abbiamo votato l'emendamento sul sorteggio dei collegi giovedì scorso, per poi trovarci a lavori di aula già avviati, perché oggi pomeriggio era previsto, come lei correttamente ricordava, il provvedimento in aula, quindi a lavori di aula già formalmente avviati, un ritorno indietro al Comitato dei 9 e quindi in Commissione per l'esame di un ulteriore emendamento che è spuntato oggi e che non è di poco momento, perché parla dell'eliminazione del sorteggio dei collegi, tanto importante che poi hanno dato il termine per i sub alle 6:30, per i sub emendamenti, non credo se ne saranno, insomma, ne saranno presentati, anche perché hanno ritenuto opportuno segnalare che chi voleva presentarli doveva accostare alla propria firma quella di altri 29 presentatori o del capogruppo, quindi in qualche modo dicendo: guardate che o avete i gruppi politici alle spalle oppure non si presentano. Quindi dal punto di vista istituzionale lo trovo non particolarmente corretto, anche perché è evidente che non è un emendamento della Commissione, ma che è un testo che vuole il governo. Oh, però il governo, no? Io ho intervistato Saitta prima, mi ha detto che il governo, quando è stato discusso quell'emendamento, aveva dato parere favorevole. Allora, come può il governo, che aveva dato parere favorevole, poi presentare attraverso i relatori un nuovo emendamento? Può essere o non può essere? Lei mi fa sorridere sempre, perché ha un modo di pormi le domande che mi spiazza. È proprio questo. Allora, il tema io l'avevo posto, che il sorteggio dei collegi avrebbe avvantaggiato le correnti più forti in danno, diciamo, dei candidati che non avevano i gruppi politici, e quindi i gruppi, le correnti alle spalle, quindi degli indipendenti. Evidentemente hanno voluto e hanno preteso del tempo per andare al fondo della questione, per poi appropriarsi del tema e lanciare una modifica emendativa, che però, guardate, che non agevola o risolve le cose, anzi al contrario, perché adesso prevedono l'accorpamento per macro aree territoriali, che di fatto consentirà sempre lo scambio tra le correnti dei candidati, togliendo quel minimo di area che era previsto, quindi di rischio che era previsto nel sorteggio dei collegi. Quindi non hanno cambiato nulla, hanno lasciato assolutamente com'è lo stato attuale delle cose, se non per un piccolo, insomma, una piccola limitazione dei collegi elettorali, ma di fatto non toccando per niente lo strapotere delle correnti. Quindi una riforma annunciata per bloccare le correnti, che poi
non raggiunge assolutamente l'obiettivo che si era prefissato, anzi lo elude, perché ripeto, il sorteggio dei collegi perlomeno aveva un'alea nell'accorpamento, adesso non c'è neanche quello, quindi insomma ritorniamo, siamo punti a capo. Lei verso che ora se l'aspetta l'altro emendamento? Domani mattina alle 7? È anche difficile questo a dirsi, perché il timing è questo: noi adesso abbiamo alle 19.30 il provvedimento in commissione bilancio. Commissione bilancio, non per sua colpa, ha chiesto al governo un approfondimento, perché la relazione tecnica di accompagnamento agli emendamenti governativi non era appropriata, così ha ritenuto la commissione bilancio, quindi si aspetta questa corposa relazione. Se il governo la farà e la commissione bilancio darà il suo parere, la commissione giustizia dovrà, ricevuto il parere, esaminare il testo che abbiamo all'esame, questo che diciamo adesso, e forse anche l'altro, ma è tutto così, tutto un po'... Ho capito, quindi c'è spazio per pensare, ripensare, tante cose. Esatto, sì, io mi auguro in realtà che ci sia spazio per ripensare a tante cose, perché ripeto, la riforma è scritta da una certa magistratura per una certa magistratura, non è nulla di tutto ciò che noi ci aspettiamo e soprattutto che il cittadino italiano si aspetta per frenare il sistema correntizio. Allora, noi ieri ci eravamo sentiti di fronte a un altro scenario, alla possibilità imminente di un'iniziativa dei magistrati su un possibile sciopero o uno stato di agitazione continuo, non lo so, non mi ricordo il termine giusto. Allora, non hanno ancora preso una decisione. Allora, come giudica lei questa situazione? Non hanno ottenuto quello che volevano. Cioè, è che non si fa niente, cioè, preso atto che l'unica cosa che li poteva un po' destabilizzare era questo sorteggio dei collegi che non si farà, evidentemente le correnti sono opposte così, quindi il sindacato delle toghe nulla di che lamentarsi. Certo. Allora, questo emendamento può essere venuto su una riflessione, vediamo che fa l'ANM, che ha preso... Sì, trovo verosimile questa sua ipotesi, nel senso che è evidente che viene dal governo, ma... Sono congetture, No, ma le ho fatte anche io, e le farebbe chiunque, insomma, un po' di mestichezza con il lavoro aula. No? È un testo governativo, ma che è spinto e sospinto da una certa magistratura, questo lo dico in maniera molto, insomma, tranquilla, senza nessun retropensiero, ma è evidente che è così. Cioè, le correnti hanno avuto paura del sorteggio prima temperato e poi del sorteggio dei collegi e hanno imposto al governo di lasciare le cose come stavano e ci sono riusciti. Va bene, allora io la ringrazio, ci vediamo domani magari per commentare una nuova puntata, per vedere se spunta quest'altro emendamento, perché insomma le voci erano quelle che ce ne fossero un paio. Però magari siamo maliziosi noi. Una cosa alla volta. Vediamo che succede. Allora, grazie a Giusy Bartolozzi del gruppo Misto, con il quale abbiamo, diciamo, commentato questo colpo di scena. Grazie. Grazie.